Presidente, oggi siamo a casa vostra, quindi insomma nelle mura del comune per premiare questi ragazzi, insomma è un bel momento. Siamo a casa dei milanesi, perché Palazzo Marino è la casa dei milanesi, per premiare delle studentesse e degli studenti che hanno realizzato delle tesi in cui diciamo esprimono in qualche modo il proprio amore per Milano, la cura e il tentativo di migliorare la nostra città e il nostro territorio. Ecco, si apre un capitolo importante anche per l'istruzione, la formazione, il futuro di questi ragazzi. Cosa sta facendo e continuando a fare, insomma, il Comune e tutte le istituzioni della città per la formazione? Ma allora, sicuramente per la formazione è molto importante riuscire a mettere in rete e riuscire a far dialogare tutte le istituzioni e le, diciamo, realtà che si occupano di questo tema, anche a seconda di diversi punti di vista, e riuscire a fare un percorso comune, perché è soltanto così che si può effettivamente poi riuscire a dare uno sbocco futuro agli studenti. Ecco, cosa significa che il Centro Studi ha dedicato questo premio, insomma, al ricordo di Carlo Tognoli? Significa amare Milano, che appunto è un po' uno dei messaggi che ci ha lasciato, e amare Milano significa anche prendersene cura, e quindi premiare queste studentesse e questi studenti è un modo sicuramente per onorare la memoria e per portare avanti questo messaggio. Grazie mille. Grazie.